Buonasera, venerdì 27 aprile 2012, 46esima puntata della Finestra sul territorio, l'approfondimento giornalistico della rete. Questa sera, come avete visto dal titolo di questa 46esima puntata, torniamo ad occuparci di sanità. Chi ci segue con attenzione sa l'attenzione che noi riponiamo nel tema della sanità, soprattutto per quanto riguarda il processo che c'è in Calabria di riorganizzazione della rete ospedaliera, l'attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario deciso dalla Regione Calabria, poi attuato dalle aziende sanitarie provinciali. Nel caso specifico parleremo della sanità del Tirreno Cosentino, il titolo recitava ad un mese dalla riconversione. Stiamo cercando di capire insieme a voi quali sono gli effetti principali, a che punto è questo processo di riconversione e di riorganizzazione della offerta sanitaria sul nostro territorio. Nel corso della settimana, almeno due spunti forniti dall'attualità, dalla cronaca, che hanno a che fare con provvedimenti appunto dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza e quindi del direttore generale Gianfranco Scarpelli, che hanno a che fare con la dotazione delle risorse sanitarie, sia in termini di personale sia in termini di attrezzature. Abbiamo seguito la vicenda del trasferimento tanto di alcuni macchinari dall'ex presidio ospedaliero di Praia a Mare, oggi riconvertito in Casa della Salute, verso lo SPOC di Cetraro Paola. Lo stesso dicasi per alcuni dipendenti. E poi altro spunto lo ha fornito il tavolo Massicci, che fra i tanti rilievi che ha mosso alla Regione Calabria, alla struttura commissariale, ovvero al commissario Scopelliti, sull'attuazione del piano di rientro, c'è un rilievo mosso proprio alla predisposizione della rete delle case della salute. Un discorso dunque che vale per tutta la Regione, ma noi cercheremo di analizzarlo soprattutto dal punto di vista territoriale del Tirreno Cosentino, ma non mancheremo naturalmente di affrontare i temi più ampi, più regionali della sanità calabrese. Come ogni venerdì noi abbiamo invitato alcuni ospiti per permettere a voi spettatori di esaminare al meglio i temi che scegliamo di trattare e per farvi un'opinione migliore. Io vado a presentarveli, è qui con noi stasera il consigliere regionale del gruppo misto, Rosario Mirabelli. Buonasera. Buonasera. Abbiamo invitato ed è tornato con noi in trasmissione anche il direttore del distretto sanitario Praia a Mare Scalea, Pierluigi Cosentino. Buonasera. Buonasera a tutti. E naturalmente abbiamo invitato questa sera per la prima volta come direttore dello SPOC Cetraro Paola e quindi dello SPOC del Tirreno Cosentino, ma sempre rappresentante del movimento politico Salviamo l'Italia, Vincenzo Cesario. Buonasera. Buonasera. Questo dunque è il nostro parterre degli ospiti. Lo dicevamo prima, uno spunto fornito dalla cronaca è stato proprio il movimento di personale e di attrezzature dalla Casa della Salute di Praia a Mare verso lo SPOC Cetraro Paola. Poi c'è stata anche l'agitazione del personale, un'assemblea convocata dalla CGIL Funzione Pubblica, alla quale poi hanno partecipato in settimana anche i dirigenti dell'ASP, ovvero il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Si è cercato di fare chiarezza su alcuni provvedimenti di trasferimenti. Noi abbiamo ripreso quel servizio che abbiamo mandato in onda nel nostro notiziario, l'abbiamo semplicemente un po' riadattato per la trasmissione. Lo vediamo insieme e poi lo commenteremo con i nostri ospiti. Via libera ai trasferimenti del personale nell'ASP di Cosenza. Gianfranco Scarpelli, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, ha diramato l'avviso di mobilità interna per la ricollocazione degli impiegati. Il personale in esubero delle strutture riconvertite in centri di assistenza primaria territoriale, ovvero Cariati, Mormanno, Lungro, Trebisacce e Praia a Mare, saranno ricollocati presso gli SPOC di Rossano Corigliano e Cetraro Paola. Queste due strutture hanno la priorità nella riorganizzazione della rete ospedaliera per garantire i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Questo il numero degli esuberi sui 602 dipendenti.
Per loro la possibilità di fare domanda volontaria di assegnazione a uno dei due SPOC entro 10 giorni o di essere trasferiti a discrezione dell'azienda, ma seguendo criteri concordati con i sindacati. Nel frattempo, chiarisce il documento a firma Scarpelli, saranno effettuate mobilità d'urgenza e provvisorie presso gli SPOC al fine di garantire i LEA. Questi ultimi in definitiva sarebbero i trasferimenti effettuati da Prai a Cetraro nei giorni scorsi dal dirigente dello SPOC tirrenico Vincenzo Cesario e che hanno provocato l'agitazione del personale. Per quanto riguarda i dipendenti dell'ex ospedale praiese, convertito in casa della salute, si registrano 32 esuberi su un personale di 154 unità. Nella struttura dismessa dunque restano in servizio 122 tra ausiliari, infermieri specializzati e generici e tecnici di laboratorio. Nel servizio dunque abbiamo fatto due conti grazie all'elenco fornito poi dall'ASP sugli esuberi dell'intera provincia. Noi naturalmente i conti li abbiamo concentrati sulla Casa della Salute di Praia a Mare. Vincenzo Cesario, protagonista di questa vicenda, l'abbiamo visto anche nelle immagini che mostravano un momento di quella riunione presso l'ex ospedale di Praia a Mare. In definitiva si tratta di 32 trasferimenti, ma c'è stato il chiarimento che quelli già effettuati sono poi in regime d'urgenza. Ma spesso si usano delle parole senza sapere quello che si dice. Si esasperano gli animi, si strumentalizzano delle situazioni che non andrebbero strumentalizzate, perché poi alla fine dei conti si può registrare che ben l'80% dei dipendenti dell'ex presidio ospedaliero di Praia a Mare, io dico ex purtroppo in malgrado guardando quelle tabelle stradali oscurate che indicavano l'ospedale, chiaramente lascia un magone che si sarebbe voluto evitare volentieri. Alla fine dicevo, però sono il 20% del personale dell'ospedale dismesso che dovrà andare in mobilità. Nasceva dal 1° aprile, visto e considerato che si doveva ottemperare all'atto deliberativo 4.100 del 29-12-2011, che disegnava la Casa della Salute predisponendo il numero di medici, di infermieri, di ausiliari necessari per tenere in vita la RSA medicalizzata, per tenere il PPI, per garantire la continuità dell'assistenza all'emodialisi, per garantire il servizio della radiologia e del laboratorio analisi, prevedeva un certo numero di persone. Una volta che era stato concordato questo con l'azienda sanitaria provinciale, nonché con il dottore Cosentino, nasceva il problema, dice, lasciamo nell'ospedale quelle persone che non sono annoverate, cosa fare cosa? Dice, utilizziamole, cominciamo a utilizzarle per cercare di dare un'assistenza più qualificata. Questo era il senso del provvedimento che io ho anticipato e su cui poi l'azienda sanitaria è convenuta, insomma, non ha avuto nulla da ridire perché era una iniziativa tendente esclusivamente a dare un'organizzazione a un piano predisposto non da Vincenzo Cesario ma dall'azienda sanitaria stessa. Luigi Cosentino, la stessa vicenda, io immagino che il direttore del distretto sanitario l'abbia seguita con attenzione. Che idea si è fatta sulla bagarre che si è generata attorno a questi provvedimenti? Forse c'è stato anche un difetto di comunicazione verso la popolazione, verso il personale stesso? Ma probabilmente sì, perché è stata intesa come un'imposizione, mentre imposizione in effetti non era. Era una, chiamiamola mobilità d'urgenza, che poi in fin dei conti dura 30 giorni, appunto per dare all'azienda il tempo di fare l'avviso di mobilità, in maniera da operare secondo le leggi vigenti, e nel frattempo di ricollocare personale che altrimenti sarebbe stato così, inoperativo. Ed è anche un po' il discorso che si è fatto per le attrezzature mediche. Sì, le attrezzature sono state stornate verso lo SPOC, le attrezzature della sala di chirurgia, cioè della sala operatoria, che a una casa della salute non hanno motivo di esistere, cioè non c'è chirurgia. Possono esserci i ferri per fare della piccolissima chirurgia ambulatoriale, ma certamente non un lettino operatorio. Eppure la cosa dal territorio è stata vissuta, anche in questo
Io credo che in maniera anche comprensibile come una spoliazione. A questo punto la posso fare perché sono stato l'attore del... sono state portati verso il centro Spoc Cetraro Paola esclusivamente delle attrezzature chirurgiche che eventualmente possono essere riportate a Praia Mare nel giro di un'ora e mezza, due ore, non di più, compreso il lavoro che ci vuole per smontarle e per rimontarle. Resta però il fatto che potrebbero anche tornare un'ora e mezza, ma non potrebbero essere utilizzate. Lo Stato no, però se dovesse cambiare lo status di quello che adesso è uno stabilimento sanitario come quello di Praia Mare, che dovrebbe, se dovesse tornare, e io me lo auguro con tutto il cuore, l'ospedale di Praia Mare, possono tranquillamente nel giro di due ore essere riportati e rimontati. Consigliere Mirabelli, tanti temi di cui discutere, stiamo parlando però di personale, che è uno di quei temi che bisogna trattare con la dovuta attenzione per quanto riguarda il capitolo delle carenze nella sanità calabrese. Perfettamente, io ho una premessa doverosa, ringrazio gli amici che sono qui con me oggi, anche la televisione, i telespettatori che ci sentono e li saluto. Una premessa doverosa da parte mia, che sono stato uno, non vorrei dire dei pochi, uno dei tanti che si è battuto per il mantenimento in vita di un presidio ospedaliero come quello di Praia Mare, che andando a fare un'analisi accurata era stato gestito molto bene, diamo atto anche a Vincenzo Cesario, che è stato lì al direttore di distretto, era stato gestito molto bene, portava degli utili positivi ed era, riusciva ad assicurare anche i LEA, questi famosi LEA, questi livelli essenziali di assistenza, anche al di là del semplice LEA minimale. Per cui una premessa doverosa, è stato per me un errore gravissimo, veramente un danno, io oserei dire, averlo ridotto a CAPT, o ancora in essere, perché ancora non abbiamo il CAPT effettivamente stabilizzato, ecco, per utilizzare un termine medico. Per cui è ovvio che, che questa situazione qua, nel momento in cui questi presidi ospedalieri, che erano ospedali, sono saltati, quindi è venuto a meno, il posto letto per gli acuti, è venuto meno anche la supplenza all'urgenza emergenza, e si sono ridotti a un livello secondario e terziario di assistenza sanitaria, perché così è, anche da un punto di vista di primo soccorso, automaticamente è ovvio che la logica conseguenzialità è quella di andare a rimodulare, risistemare il personale che prima veniva utilizzato su delle branche specialistiche specifiche, che si occupavano di altro rispetto a quelle che dovrebbero essere poi le cose da fare all'interno di un CAPT. Questo cosa ha comportato? Ha comportato all'inizio un po' di magone, di sbandamento, soprattutto perché tutti quanti avevano paura di essere trasferiti. In realtà poi, come ha detto Vincenzo Cesario, con molta un quinto, un quarto quasi, è stato trasferito perché erano funzioni che si erano andate a dismettere, quindi andavano per forza a dover essere trasferiti e passati negli spocchi per rafforzarli, per implementare un personale che in provincia di Cosenza è carente. Poi basta pensare all'hub di Cosenza, che è il punto di riferimento centrale dell'intera sanità, quella che conta a livello provinciale, per rendervi conto che abbiamo un personale che è sottodimensionato di oltre 1.000-1.200 unità. Abbiamo all'hub di Cosenza, vi do dei dati precisi, branche importantissime per poter poi definire hub, perché per me l'ospedale di Cosenza, nell'annunziato attualmente, è un semplice SPOC rafforzato, perché manca la chirurgia vascolare, non abbiamo medici, non operano, nella broncoscopia, che prima aveva grandi medici, oggi si è ridotto a un semplice specialista molto bravo, ma che non riesce da solo a poter dare risposta all'intera provincia. Abbiamo una chirurgia, un'ortopedia completamente debole, sei medici, di cui uno con la 104, un mio collega, un mio caro amico, che non può lavorare perché non è in condizioni fisiche di lavorare, me ne dispiace, molto bravo. Abbiamo un'assenza totale di chirurgia urologica, abbiamo un'assenza totale di ausiliari, di ausiliari, di osse, soprattutto a livello di pronto soccorso, una carenza di medici nel pronto soccorso, abbiamo solo sette radiologi, un ospedale che debbono assicurare anche il servizio di notte, che non assicurano gli altri SPOC per il momento.
Cioè, una situazione veramente disastrosa, mi fermo qua, ma l'elenco è molto lungo, perché poi questi sono medici, vedete, che a sua volta che cosa debbono fare? Debbono suppuire anche alle carenze del territorio, che sono carenze storiche, atariche, non dico millenarie, ma almeno di una ventina d'anni, perché non fa il famoso filtro, viene meno, per cui tutto si riversa di fatto sugli ospedali, come punto più credibile per poter ricevere assistenza sanitaria. Se a questo aggiungiamo quindi che c'è un deficit di personale medico e paramedico, si aggiunge il fatto che col decreto massiccio c'è stato un blocco del turnover totale ed esteso, perché non si sono raggiunti gli obiettivi neanche nel 2011 che si erano prefissati, concordati fra il commissario Scopellito e Massicci, il tavolo Massicci, un blocco del turnover che arriverà al 31/12/2013, noi ci rendiamo conto in che gravità verte oggi l'intera sanità calabrese, che non riuscirà, nonostante le capacità indiscutibili e indiscusse dell'amico Vincenzo Cesario, che farà i salti mortali quest'estate, e mi dispiace per lui, ma lui è uno staccanovista, lavora, a differenza di altri che hanno sempre che dire qualcosa. Io sono stato, e lo dico con molta chiarezza, da medico, lo dico da amico, perché io mi onoro di essere anche amico di Vincenzo Cesario, con molta tranquillità, è stata un'ottima scelta nella direzione degli due ospedali SPOC, e nonostante il direttore di distretto che si farà di tutto per cercare di mettere in riga le cose, oggi come oggi ci troviamo in una situazione di grandissima confusione. Spostamenti in atto, carenza di personale, non abbiamo ancora capito, neanche noi consiglieri regionali, che cosa dovrà avvenire in questo CAPT e/o, perché questa è la cosa bella, e/o Casa della Salute. Casa della Salute che prevedono dei finanziamenti comunitari, no, che sono stati previsti nel POR del 2009 e che ad oggi, giustamente, anche Massicci lo faceva evidenziare, abbiamo avuto 2 anni, se chiudiamo gli ospedali, cioè perché dobbiamo risparmiare, anche questa è una grande bufala, purtroppo, perché poi i dati ci danno ragione, purtroppo, io dico, perché su questi problemi, vedete, io non voglio né creare allarmismi né strumentalizzare, su questi problemi io ho tentato di tutto per cercare di ragionare, ho fatto anche un'altra alternativa all'atto aziendale della provincia di Cosenza sulla risistemazione, la rimodulazione soprattutto della rete ospedaliera per gli acuti, addirittura ho messo in discussione a qualche commissario, c'è questa invenzione di questi posti indifferenziati che per l'intera provincia di Cosenza sono intorno a 7500, per cercare di capire se io creo un posto, 25 posti letto di indifferenziato, vorrei capire il primario come farà a definirsi, a me che non è uscita la specializzazione dell'indifferenziato, cioè è una cosa, cioè, per far capire che c'era la necessità di chiudere, perché purtroppo il decreto 18 firmato dal commissario Scopelliti, che ha però già trovato impostato, no? Secondo me prima di andarlo a firmare bisognava andarlo a ridiscutere, ma a ridiscuterle non così, tout court, in maniera sprovveduta o disarmata, ma in maniera forte, cioè documentale, cioè con una proposta alternativa seria. Oggi ci troviamo in questo grande stato di confusione, con la preoccupazione di questi operatori sanitari, che sono validi, ripeto, perché non è una questione di appartenenza politica, qua parliamo di fatto fuori dalla politica, che si troveranno in una situazione, in un momento di trapasso, chiamiamolo così, di trasformazione, di un nuovo contesto che anche allora è sconosciuto. Noi non sappiamo su Praia Mar che cosa, oltre ai posti della lungodegenza, dell'emodialisi, quello che vuole, non sappiamo come sarà reimpostato come CAPT. Oggi si fa una disquisizione in ogni commissione, caro Vincenzo, sulle peculiarità fra il punto di primo intervento e il pronto soccorso, senza capire che sono due cose completamente distinte e separate. Il pronto soccorso è nello SPOC perché deve avere una sua correlazione con i reparti e quindi con le specialità, dall'anestesista al cardiologo, e il punto di primo intervento è un qualcosa che teoricamente serve a stabilizzare, teoricamente, poi di fatto non si stabilizza quasi nulla. A Cariati è successo l'inverosimile, nel senso, io mi sono preso la briga, ecco, da medico, ripeto, non tanto da politico, perché non mi interessa proprio su queste cose differenziarmi dal contesto della politica, perché non ha poca importanza onestamente oggi. Cioè,
mi sono preso la briga su un'informazione avuta dal sindaco, che incredulo, non è un medico, diceva: ma è possibile, caro Rosario, che a Cariati ci hanno dato un punto di primo intervento H24 e abbiamo una laboratoristica radiologica e d'analisi H6? Allora giustamente dice: ma se alle 2, alle 14.05 uno si fa male, ha bisogno di un prelievo, che si fa? Chiamo Gianfranco Scarpello, l'attuale direttore del generale, per chiedere spiegazioni in quella prima fase. Mi risponde: se è così, Rosario mia, hai ragione. E hai detto: vediamo se possiamo anche col tuo sforzo portarlo ad H12, perché ad oggi significherebbe fare il prelievo, seguami, Vincenzo, roba da ridere, fare il prelievo all'ospedale di Cariati, ex ospedale di Cariati, e portare con un'ambulanza la boccettina, la provetta all'ospedale di Rossano. Cioè, facciamo ridere i polli. Cioè, questa è la situazione, un contesto di grande confusione ad oggi. Spero veramente che si possa mettere mano e cercare. E come Vincenzo, io faccio, onestamente, guarda, voglio veramente non tanto lanciare un messaggio, voglio auspicare che, superati questi 2 o 3 anni, perché ormai fino al 31/12/2013 non si muove foglia, perché abbiamo il verbale tra Massicci che è stato lapidario, perché l'errore è stato fatto a monte, che prima o poi, quando le cose cambieranno, e per far cambiare queste cose bisogna agire a 360 gradi in politica sanitaria, perché per poter cambiare non basta solamente rientrare dai debiti, i debiti sono stati fatti prima, al 2007, lo dicono loro, non lo dico io, fra i debiti commerciali e la parte non commerciale, fino all'inizio del 2007 abbiamo 1.505.000.000 di debiti. Dopodiché c'è il 2008, il 2009, il 2010, per cui il debito è una cosa, la questione più grave è un'altra, è rientrare da questo disavanzo che ha comportato, secondo gli studi dell'Agenas, questa possibilità di dover tagliare questi eventuali costi, non so che cosa volevano tagliare, la struttura è di proprietà, il personale lo paghi lo stesso, cioè francamente andava solo rimodulata e risistemata qualcosina, no? Anzi, monotematicamente potevi investire su questo presidio. Invece hanno detto: tagliamo per cercare di risparmiare. In realtà si è visto a 2 anni di distanza che nel 2011 abbiamo un disavanzo di 140 milioni di euro acclarati, che non sono però definitivi perché stiamo aspettando le reversali dei pagamenti dell'emigrazione sanitaria, e su 140 già noi annotiamo 35 milioni di euro di scopertura, cioè che lo Stato e la Regione non sa come fare per coprire. Se restassero 140, io auspico che restino 140, perché nel 2010 solo l'emigrazione sanitaria sono stati 247 milioni. Arrivato a sto punto è ovvio che questo che cosa ti incrementerà? La impossibilità di poter fare politiche di investimento. E allora io mi domando, se voi mi bloccate, se agli operatori blocca al direttore dello SPOC Cetraro Paolo, al direttore Gangemi dell'ospedale, cosa, gli bloccate la possibilità di poter assumere personale che serve, di un certo valore, noi come potremo riconquistare quella credibilità, quella fiducia nei cittadini che sono utenti in quanto malati, ed evitare l'emigrazione e la mobilità passiva? Al di là del fatto che su Praia e su Trebisacce non bisognava minimamente pensare a capte, perché, io l'ho sempre detto, hanno utilizzato il termine ospedale di frontiera, no, sono ospedali di confine, non siamo sul fronte russo, no, di confine, è ovvio che queste sono due vie d'uscita grosse, perché? Perché la Basilicata si è attrezzata a un certo livello, la Puglia si è attrezzata ancora di più. E quindi è ovvio che se non omettiamo 2 tappi e non cerchiamo di riacquistare credibilità sulla prestazione sanitaria e fiducia nei nostri stessi concittadini, noi l'immigrazione sanitaria non riusciremo mai a fare. Come farà Cesario a non avendo a disposizione la possibilità di poter fare fino al dicembre 2013 neanche un'assunzione di un operatore di un certo livello, di un certo calibro, a poter dare le risposte nelle emergenze più gravi, ma anche nei ricoveri programmati? Quindi si andranno a riprogrammare sempre fuori, perché è disarmato Vincenzo Cesario, come è disarmato il direttore del distretto, ha le mani e i piedi legati, e come lui tutti gli altri, compreso Gangemi. Allora è ovvio che ci vuole un qualcosa che, al di là dell'aspetto finanziario ragionieristico, che va tenuto in debita considerazione,
va fatto un qualcosa, una forzatura su Massic. Io avevo tentato di farla prima, ho anche parlato più volte col Presidente Scopelliti, che mi dà ragione, non è che non mi dà ragione, ma che si era mani e piedi legato con la firma del decreto 18 e poi con il 106, per non parlare del decreto 26, dove c'è un ulteriore cataclisma, dove abbiamo anche sui privati eliminato completamente, tranne per quella di Latricarico, ma per tutte le altre eliminata dalla parte cardiologica, la parte di medicina, tutti i posti sono spariti, solo chirurgiche limitate, ridotti i posti al 50%, e addirittura poi all'ospedale Hub di Cosenza, che qua saranno le cose. Cosa succede? Su due reparti di medicina, che erano sempre strapieni, sfido chiunque a trovare un posto letto. Bene, un'altra idea grandiosa è stata quella di lasciare una sola medicina e di trasformare la medicina in reumatologia, che si chiama alla follia. Ecco perché la preoccupazione, perché io dico ben venga Vincenzo Cesario, dico finalmente a direttore dello SPOC, quindi a commissario, chiamatelo come volete, a direttore dell'ospedale SPOC di Cetraro Pao, perché quantomeno abbiamo messo una persona medica, un medico competente al posto giusto, perché sì, la medicina ha bisogno attimo, di queste cose. Altrimenti esauriamo tutti gli argomenti della puntata. Tornando al discorso del personale, anche la nomina del direttore Cesario allo SPOC di Cetraro Paola, noi facciamo un po' gli avvocati del diavolo, ha suscitato qualche polemica da parte di alcune persone in diversi ambienti. Noi vogliamo fornire a Cesario la possibilità di chiarire come è avvenuto, visto che stiamo parlando di personale dell'azienda sanitaria provinciale, come è avvenuta questa nomina. Ma sarebbe una caduta di stile dare risposte a delle persone che parlano giusto, no, però possiamo chiarire ai nostri telespettatori la procedura che è stata non utilizzata. C'è stata nessuna procedura dipendente da chissà che cosa. Dismesso l'ospedale di Praia Mare, c'era la necessità di ricollocare. La mia non è stata una nomina, la mia è stata una ricollocazione in servizio. Siccome sono l'unico direttore che ha i requisiti per poter fare il direttore di centro SPOC, sono stato nominato direttore del centro SPOC Cetraro Paola. Facciamo un passo indietro. Io ho sotto occhi il documento che porta l'elencazione degli esuberi. Facciamo un attimo un passo indietro e su questo vorrei un'opinione da parte dei nostri tre ospiti. A noi è saltato agli occhi un dato che è riferito all'ex ospedale di Praia a Mare. Siccome il piano di rientro, come diceva anche prima il consigliere, è stato approcciato, è stato quasi improntato al risparmio con i tagli, e le cose che saltavano all'occhio erano le tante spese del sistema sanitario calabrese, noi abbiamo letto un dato che chiediamo a voi che siete esperti del settore se lo abbiamo letto giusto. Tra infermieri, inservienti e quant'altro personale, così diciamo, non so se possiamo definirlo di base, dell'ex ospedale di Praia Mare, c'erano circa 140 unità per quanti posti letto, dottor 66. Cesario? L'abbiamo letto bene, 140 persone per 66 posti letto forse sono troppi. Ma non è che se su si tre vuole, turni di servizio, se non andiamo errati. Io guardo, devo innanzitutto esprimere la mia soddisfazione per le parole dell'amico onorevole Mirabelli, non nei miei riguardi, perché potrebbero essere dettate anche dai rapporti personali, ma su quella ha fatto una fotografia di quella che è la sanità nella provincia di Cosenza. Purtroppo ha ragione, come ha detto lui, purtroppo ha ragione. Io stesso ho avuto modo qualche giorno addietro, parlo nemmeno 4 giorni fa, di passare occasionalmente dall'ospedale di Cosenza al pronto soccorso, mi sono messo le mani nei capelli perché ho rivisto le stesse identiche scene alle quali abbiamo assistito attraverso i media per quanto avveniva a Roma. Gente sulle barelle, poco personale, per pazienti abbandonati a se stessi perché non c'è altro modo, posti che mancano, insomma un quadro disastroso della sanità. Su questo tratto di costa, se ci lasciano operare, o cioè mi spiego meglio, se la politica non cerca di andare a occupare spazi che non le competono, obiettivamente, proprio in riferimento a quello che alla domanda che stavi prospettando,
noi riusciremmo anche a resistere fino al 31-12-2013, però c'è bisogno di coraggio, c'è bisogno di disponibilità e c'è bisogno soprattutto che la politica lasci fare ai tecnici quello che lei non può fare, obiettivamente. E mi riferisco alla politica, mi riferisco pure ai sindacati, eccetera, eccetera. Faccio un esempio banale. Nel centro SPOC che io dirigo, a pochi chilometri di distanza, cioè tra Ropaola, ci sono due UTIC. Due UTIC a 15 chilometri di distanza non hanno senso. Due chirurgie a 15 chilometri di distanza non hanno senso. Due medicine a 15 chilometri di distanza non hanno senso. E allora che fare? E qua bisogna vedere se c'è veramente la capacità di sintesi e la capacità soprattutto di ricezione da parte di chi deve ricevere le proposte, di realizzarle e di farle realizzare. Finito questo che è il momento elettorale, perché parliamoci con molta chiarezza, la politica ha un peso preponderante in queste cose, no? Per cui se si va ad operare in un periodo del genere, le speculazioni cominciano, si infittiscono, si ingigantiscono, per cui si rappresenta la verità a seconda della propria convenienza, ma io ritengo che sia inutile tenere due cardiologie a 15 km di distanza. Facciamone una e facciamola buona. Io credo che sia inutile tenere due chirurgie a pochi chilometri di distanza, facciamone una e facciamone buona, e dall'altra magari teniamo una chirurgia d'urgenza. La stessa cosa vale per le medicine, perché quello che io ho potuto assistere è che di fronte alla necessità dei posti letto veri, i ricoveri impropri sono oltre l'80%. Sono stato in un ospedale, non voglio fare i nomi degli ospedali perché non voglio creare allarmismi, ma su 36 posti letto di medicina, i ricoveri reali di gente bisognosa di cure mediche da ricovero ospedaliero forse erano una diecina. La maggior parte di quelli altri erano da lungo degenza, da te che ho detto io al primario, ma tu cosa tieni qua questi pazienti, perché non li mandi a Praia Maric? Ma noi facciamo anche un servizio sociale, che è anche giustificato e giustificabile in un ambiente deteriorato come il nostro dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, per le famiglie che andrebbero poi a dover andare a trovare i parenti a 40-50 chilometri di distanza. Capisco le difficoltà, però io tolgo la possibilità di dare un posto di ricovero a chi effettivamente ne ha bisogno. Non può continuare questa storia qua. Non può continuare che ci siano dei ricoverati oncologici che vengono trattati nei reparti di medicina, assolutamente no. Sono tutte disfunzioni organizzative. Sono tutte disfunzioni organizzative che, unite a quelle strutturali e tecnologiche, fanno sì che la mancanza di fiducia nei nostri ospedali diventi sempre più grande. Per cui, obiettivamente, con questo piano di rientro, l'ospedale più grande della Calabria lo stiamo costruendo al di fuori della nostra regione. Perché, vedete, ci sono delle regioni come la Lombardia e l'Emilia-Romagna che vivono della migrazione sanitaria calabrese, cioè si finanziano con la nostra migrazione sanitaria e si continua. Queste cose le abbiamo dette in vari incontri in questa trasmissione, le abbiamo dette in maniera pubblica, attraverso quindi voi, attraverso le radio, le abbiamo sempre sostenute queste cose qua. Sono state voci nel deserto, perché? Perché purtroppo abbiamo una gestione commissariale della sanità che ha difficoltà a parlare al proprio interno, a discutere al proprio interno. Questa è la realtà dei fatti. Il dottore Mirabelli, che è consigliere regionale ed è un consigliere regionale di spessore, è un tecnico della sanità fra l'altro, le sa queste cose perfettamente. Là ci sono subcommissari che si odiano fra loro, che non interloquiscono, e c'è il commissario che non ha contezza di quella che è la realtà, perché è tirato dalla giacca da una parte, dall'altra, avanti, indietro, quindi non riesce neanche lui ad avere quella forza necessaria che avrebbe dovuto avere all'indomani del suo insediamento, perché diceva bene l'onorevole Mirabelli, ci voleva ben altra forza e ben altro spirito. Io sono stato eletto con il 60% dei voti dei calabresi, voglio ridiscuterlo questo piano di rientro, perché non posso pagare quanto è avvenuto nel passato. La mia amministrazione regionale, il mio consiglio regionale non deve avere le problematiche che vengono da fuori, le deve risolvere,
Ma come le risolvi un consiglio regionale se è stato esautorato politicamente? Oggi come oggi la Commissione regionale della sanità non ha motivo di esistere, tant'è che l'onorevole Mirabelli, la persona intelligente qual è, se ne è uscito da quella commissione e giustamente è andata in una commissione molto più importante, perché non aveva modo che faccio in quella commissione. Allora, se non si comincia a ridiscutere di queste problematiche, affrontando il toro per le corna, non ne usciremo, anche in una situazione che potrebbe essere più o meno tranquilla fino al 2013, se ci fanno operare, torno a dire, noi qualche cosa di buono riusciremo a realizzarla come l'avevamo realizzata qua, perché voglio ricordarlo a tutti, ancora una volta per trasmissione, questo era l'unico ospedale del meridione d'Italia che chiudeva i conti in attivo. È come se noi avessimo un'azienda che ha diversi rami, uno produce e gli altri no, tu vai a tagliare quello che produce e ti tieni le perdite, non, cioè, quale senso ha avuto? Quale senso ha avuto anche stravolgere il piano di rientro sottoscritto tra lo Stato e la Regione dall'amministrazione Loiero, che prevedeva ben altro per l'ospedale di Praia a Mare e giustamente ben altro per il centro SPOC denominato Cetraro Paola? Là c'era un centro SPOC, sarebbe stato Cetraro molto probabilmente, Paola era più logico che diventasse Casa della Salute, perché 15 km di distanza, oppure l'avessero fatto Paola, ecco, dice, io scopelliti stravolgo, non voglio Cetraro, centro SPOC, faccio Paola, ma il centro SPOC deve essere per forza in un unico centro ospedaliero. L'ammalato complesso non può essere trattato per metà in un ospedale e per l'altra metà in un altro ospedale. È ridicolo, è pazzesco, è una cosa incostituzionale, illogica, illogicamente manifesta. Abbiamo ancora 5 minuti prima di andare in pausa, purtroppo dobbiamo rispettare determinati tempi tecnici. Provo ad avere da Pierluigi Cosentino una risposta alla domanda che ho avanzato al Cesario. Guardando i numeri precedenti dell'ospedale di Praia, noi da profani l'abbiamo un po' letti così, forse c'era troppo personale, è un nostro errore di valutazione? No, non è che è un errore di valutazione, è che la dotazione di personale parte da prima, quando i posti letto non erano 60 ma erano 120, e quindi è chiaro che quel personale era per 120 era riferito posti, a 120 posti, era riferito, poi è stato mantenuto. Poi, ma non puoi, dovresti licenziare delle persone, non so a se maggior comporto dei pazienti. Non so se si possa licenziare così, con la mobilità, o mobilità adesso. A proposito di mobilità, io voglio dire una cosa, che io non ho fatto una mobilità d'urgenza, perché sarei stato irrispettoso nei confronti e della categoria dei sindacati e della mia azienda sanitaria. Io ho fatto un utilizzo temporaneo, che è una cosa completamente diversa. Chiudiamo con qualche minuto con il consigliere Mirabelli, allarghiamo il discorso sul piano regionale, la dislocazione del personale, anche questo un deficit organizzativo nella sanità calabrese? Ma più che deficit organizzativo, c'è una carenza di personale, l'ho detto prima, l'hanno ribadito i colleghi, è grossissima, soprattutto su alcune specialità, ma non solo sulle specialità che più importanti. È una carenza di personale abbastanza tangibile. Ci sono poi cose strane, quelle come questa qui, però è ovvio che se uno tornasse indietro e si rende conto che allora su 120 posti c'erano solamente 130 persone, erano anche di meno, perché no, guardate, il personale, e loro lo sanno benissimo, i miei due colleghi, risponde ben precisamente a delle leggi di riferimento. L'ultima è la 24 del 2008, che ti dice per la bassa, per la media, per l'alta specialità ci vuole tanti numeri di medici, tanti numeri di operatori sanitari, tanti infermieri, per cui non è che se uno se li può inventare. È ovvio che se prima c'erano il doppio dei posti letto, che poi negli anni è andato a scemare, quel personale è rimasto, si poteva forse spostare. Il vero problema è un altro, non è solamente il personale paramedico, il vero problema è un altro, è il problema che anche con le ricollocazioni nelle urgenze abbiamo la necessità di dover formare meglio il nostro personale medico. Guarda, faccio un solo esempio, l'ospedale di Cosenza ha 38 chirurghi, 38, sono grossi, sono numeri grossi questi. Su 38, di fatto, come primo bisturi, ce ne sono solo 8-9. La gente già ha capito quello che voglio dire. Quindi abbiamo la necessità di rafforzarci in termini di qualità, in termini di formazione, per poterti rafforzare e quindi per poter essere poi credibile e quindi essere punto di riferimento di fiducia del malato calabrese, è ovvio che devi fare delle politiche di investimento che passano dalla qualità del personale all'incremento del numero di personale in base alle leggi vigenti, non è che ce le vogliamo inventare,
fino ad arrivare a strumentazione tecnologicamente più avanzata. È ovvio che poi va fatto in che modo? Va fatto in base ai dati epidemiologici, e noi li abbiamo, perché noi dobbiamo prendere come cartina di tornasole il riferimento di quello che è l'emigrazione sanitaria, che noi per l'anno 2010 abbiamo sia come numero di pazienti, dico un solo un dato. L'emigrazione sanitaria non è che si sposta solo per le centrali, per i grandi ospedali, basti pensare che la Sicilia, la Basilicata e la metà della Puglia ha assorbito nell'anno 2010 10.000 pazienti calabresi, 10.000. Io la interrompo perché quello dell'immigrazione sanitaria è chiaramente un tema connesso al sottotema che abbiamo individuato per la seconda parte, assolutamente ricollocabile con quello che abbiamo detto fino adesso. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo ancora qua in studio con la finestra sul territorio.